nel successo, si trova nella carriera, si trova nelle tante amicizie importanti, la si trova nei soldi, la si trova nel benessere. No, no, non è questa la felicità, lo sappiamo. Purtroppo non ci convinciamo. Ecco allora la vera felicità. Gesù la usa con delle parole che anche questa sera vuole augurare ad ognuno. Vi lascio la mia pace. La vera felicità la si trova nella pace di Gesù. I santi, la Vergine Santa, l'hanno capito bene. Per questo noi dobbiamo metterci in una convinzione che certamente stare alla sequela di Gesù Cristo comporta soprattutto un immedesimarsi nella vita di Gesù. La vera felicità è quando ti perseguono. La vera felicità è quando ti dicono non serve a niente. La vera felicità sta quando ti dicono ma chi ti credi di essere? La vera felicità è quando, ecco allora, entriamo subito nello spirito delle beatitudini. Beati quando li perseguiteranno, mentendo, diranno ogni sorta di male per causa mia e del Vangelo. Fin quando non ci decidiamo a cominciare a vivere questa vita, allora anche quando arriva un momento di prova, siamo subito pronti a lamentarci. Quando arriva il momento della sofferenza, quando arriva un momento in cui non siamo compresi, diventa allora per tutti noi, comincia a diventare difficile il nostro cammino. Ecco allora, pensiamo alla vita dei santi in questo momento, rileggiamo la vita dei santi. Ecco allora, avete sentito attraverso il profeta Geremia, perché ecco Dio vuole augurarci una felicità che però deve passare, come dice il Salmo a me, forse dovessi andare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Perché? Perché tu sei il buon pastore e le pecore conoscono la tua voce. Ma anche il Salmo responsoriale ci invita, ovviamente, attraverso il ritornello ci ha detto al Salmo 94, ascoltate oggi la voce del Signore. Ecco, miei cari, siamo in un cammino, ecco, noi stiamo un po' crescendo come famiglia. Ecco, il nostro cammino si identifica attraverso la voce però del tabernacolo, perché noi viviamo all'insegna, viviamo sotto l'ombra, ecco, di questa presenza divina, il tabernacolo. Ecco, noi come figli della divina passione, ecco, Gesù ha non solo la passione cruenta, dolorosa, di sofferenza, perché si rinnova anche oggi questa passione di Gesù, attraverso, vedete, una buona parte dell'umanità sceglie il male, fa il male, si comporta come il male, vive per il male, pur di ottenere un successo, pur di ottenere, ecco, una qualifica, pur di ottenere un risultato. Ecco, il figlio della divina passione, insomma, ecco, unendosi alla passione di Gesù, ma vive una passione però nell'amore per gli altri. Vive l'amore affinché sia conosciuto il tabernacolo e sia, ecco, ci sia l'innamoramento al tabernacolo, ci sia soprattutto, ecco, l'impegno di essere adoratore in spirito e verità, come disse Gesù alla Samaritana. Ecco allora, il figlio della divina passione si impegna affinché un altro cuore si riscaldi attraverso la sua testimonianza, attraverso, ecco, le prove che certamente, ecco,
ogni fine della mia passione, non è risparmiato dalle prove, non perché, ecco, vivendo accanto anche al tabernacolo ottenga forse un privilegio, ottenga un occhio di riguardo. Anzi, l'avete sentito molto bene e chiaramente nel Vangelo di San Luca. Vedete, Gesù, ecco, dicevo anche ieri sera all'incontro che ho avuto con questi studenti seminaristi ad Ariccia, a Roma. Ecco, dicevo, ci pensiamo un attimo, che noi siamo seguaci di un che è stato definito malfattore. Noi siamo seguaci di uno che è stato definito, anche lui amico dei demoni, indemoniato. Noi siamo seguaci di un uomo che però per noi non è solo uomo, è Dio. Quindi attraverso queste prove che il maestro ha subito, ecco, addirittura lui è chiamato addirittura amico di Belzebub, pensate un po', Gesù. Ma invece Gesù, sappiamo molto bene chi è per noi, è il figlio di Dio, ecco, è l'unigenito, e come Gesù non ce n'è un altro. Per questo noi dobbiamo sempre di più lasciarci illuminare dalla presenza del tabernacolo, perché lì c'è tutta la nostra storia, è lì tutta la nostra vita, lì risiede la nostra salvezza, il tabernacolo. Perché quando i nostri occhi si chiuderanno, quando arriverà l'ora di ricongiungerci all'eternità, ciò che abbiamo creduto ma operato, quindi non basta solo la fede ma ci vogliono anche le opere, ecco, dobbiamo essere testimoni, allora dobbiamo fare sempre di più il bene e farlo bene, e soprattutto accettando anche quando siamo messi, siamo, ecco, provati in tutti i modi, ecco, leggiamo la vita dei santi, lasciamoci guidare dalla vita dei santi, e allora si arriverà davanti ai nostri occhi ciò che nella fede abbiamo contemplato qui sulla terra, si vedrà veramente con tutta la nostra vita eterna colui che speriamo che ci dica: vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Ecco, allora dice bene Gesù, come ci prepara bene questa Quaresima, come ci sta preparando piano piano a quell'onda solenne di cui è con la divina passione di Gesù di nuovo si affaccerà alla nostra fede, diventerà anche per noi un atteggiamento di collaborazione, diventerà soprattutto una compartecipazione, una, e quindi noi ovviamente entreremo in quella compassione, quindi in quel compatire con lui. E allora, miei cari, com'è importante quello che ci ha detto poco fa il salmista: se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove tutti i nostri padri misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Tutti abbiamo visto le opere di Dio, ma l'opera più grande è la sua presenza. Ecco, allora, quando abbiamo i nostri momenti particolari della vita, pensiamo sempre che c'è il tabernacolo che ci aspetta. Quando siamo chiamati anche in momenti di gioia, il tabernacolo ci aspetta. Quando siamo chiamati a dare prova della nostra fede, il tabernacolo ci aspetta. E lì il Maestro vuole parlarci, come disse, ecco, ai suoi apostoli: venite in disparte con me, perché senza Gesù, ecco, chi ha Gesù ha tutto nel cuore, chi non ha Gesù non ha niente. C'è una parte di mondo che purtroppo non ha Gesù, e noi, allora, insieme a tanti altri fratelli, a tante altre sorelle che anche loro operano, ecco, come le figlie della carità, come tanti altri fratelli nelle altre comunità dove il Signore, lo Spirito Santo, ecco, ha dato quel tocco di grazia, perché in quella comunità